dopo la sigla che ci accompagna già da molti anni con il logo realizzato per noi da Leo Esposito, che è anche l'autore del premio in bronzo che verrà dato ai vari personaggi premiati, cominciamo con il concorso Europa Mediterraneo. La giuria è stata composta da Matisse Tortora, che invito a raggiungermi sul palco, da Romano Milani, che però ha dovuto già partire, che è un critico cinematografico che fa parte del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani, e da Tiziano Tossi, regista e critico cinematografico, anche egli. Il premio Vesuvio Award 2012 va a Paris and the Watch di Cédric Jiménez. Vediamo la clip del film. Alessandro Gattuso con la fotografia Letizia.
tema centrale nel film di Antonioni, è restituita fin dalla composizione della foto, spazio vuoto di un pentagramma in cui galleggia una sola nota, solitudine dinamica dell'andare, costa nel compiersi del passo. La luce è il regista di questo micro racconto, tanto allusivo quanto dettagliato. Alla bianca trasparenza della camicia di Vittoria, la protagonista, corrisponde infatti l'ombra nera che si specchia nel vuoto levigato del marmo, sola dunque, ma sospesa in un cammino in cui è possibile almeno la bellezza. Uno dei prossimi lavori della Società di Produzione Teatri Uniti. Il premio al 35 che mi si impagna dal Corriere del Mezzogiorno ed è assegnato a Liliana Navarra per la fotografia Deambulazioni in prospettive. La solitudine è spazio, prospettiva, architettura e addirittura urbanistica interiore dello scatto di Liliana Navarra, che con perizia tecnica ritrae un ponte, uno specchio d'acqua e una funivia che vi si riflette, ma negando nello stesso tempo che siano un ponte, uno specchio d'acqua e una funivia. La materia oscura che campeggia nella foto, stretta dai confini di manufatti umani, è l'ago interiore, fluido, bloccato e stagnante, come nelle relazioni umane. L'uomo non è assenza, ma figura puntiforme, è uno scatto fotogramma di un film che sta per finire o per iniziare. Allora, la giuria mi ha anche conferito una menzione speciale ad Antonella Padovano per il trittico fotografico Delirio e allucinazione. Ritiro il premio a Antonella Padovano. La motivazione è trittico per una contemporanea palla d'altare. Antonella Padovano rilegge Pasolini attingendo a un modello pittorico originario il Cristo morto di Andrea Mantegna, scomponendo in tre scatti visionari il tutto. La consapevolezza dello sguardo sacrificale dalla storia dell'arte a quella della fotografia fino al cinema si unisce alla denuncia attualissima della condizione carceraria italiana, un racconto in attesa di giustizia dal 400 al caso Cucchi. A questo punto cominciamo dal concorso Stepolato di Donna. Invito la giuria a raggiungermi, che è composta da Antonio Capellupo, giornalista cinematografico, Marica De Rosa, coordinatrice del Ferito Dog Festival, e Mauro Frugiuele, collaboratore della Cotalta e del Bergamo Primiti. Grazie. Allora, cominciamo da Marica, che a questo punto legge il vincitore del Premio Ventura Award per la miglior regia. Antonio Manco per il documentario di Sesto Artigiano. Il lavoro è per l'uomo, solitamente è quasi una missione, no? Tu lavori non solo per vivere o per mangiare, lavori perché tu hai bisogno di dare un senso alle cose. Io lavoro con la regolarità in modo irregolare, nel senso che non riesco ad avere una regolare esistenza. Sono fuori legge, sono pure, nel senso che adesso non sono fatto. Sono macchine che non sono contemplate nelle attuali norme. E basta. Non è vero che è tutto da buttare via, anzi, può avere una fusione, può avere un esercizio, può avere un'energia. Gli squalli di Carla Rinaldi e Michele Rossi.
La sezione dedicata alle scuole.
La giuria è composta da Adolfo Fattori, sociologo, Mario Coppetto, presidente della quinta municipalità, e Rita Esposito, che è presidente dell'associazione Mobili Progetto Scuola. Riscatto di una città di Raffaele Capano, realizzato dall'Istituto Comprensivo Francesco d'Assisi di Torre del Greco. Il film del documentario storico mette in scena con delizia e ricchezza il risultato di un accurato e approfondito percorso didattico, riuscendo a rielaborare con cura anche nell'aspetto tecnico e di rispetto delle forme del linguaggio audiovisivo un precedente lavoro teatrale, a sua volta ispirato a un testo del 1699. Potreste spiegarci la trama? Il cofferone abbiamo trovato il problema. I personaggi della nostra storia sono i La duchessa di Medina Sidonia, donna buona e indignata, viene obbligata dalla re di Spagna a cedere torre alla contessa di Berry. Donna abile e discreta alle porte della città, vuole vendere torre al meglio offerente. Il marchese Matteo di Monforte, tiranno deciso di mettere le mani sulle ricchezze di torre, si offre di comprarla per diventare barone di quella di lei. Tommaso Mazzo del Mazzo Cirillo, rappresentante del popolo, si oppone ai piani del marchese e comanda i torrenti per riscattare la città. Il notario Fabrizio, complice del marchese di Monforte, minaccia i rappresentanti del popolo di Torre. Anche tre menzioni speciali. Dico filosofo napoletano di Matteo Florio, realizzato dal Liceo Scientifico di Torre del Greco, che ha costruito il rispetto della grammatica del linguaggio televisivo un saggio documentario della vita e dell'opera del filosofo napoletano, riuscendo a rendere contemporaneamente la dimensione del percorso didattico all'origine del lavoro e la sua dimensione comunicativa. Una passeggiata a testa alta di Marcello Salvi, realizzato dal Liceo Ginnasio Vittorio Emanuele II di Napoli. Una ricca e articolata di una realtà della propria città ancora vivace e vitale, che conserva e difende una dimensione culturale e professionale in difficoltà, ma sempre significativa e importante.